Il futuro è un patto per la natalità, perché l'Italia vive da troppi anni un inverno demografico che rischia di trasformarsi in un ospizio demografico. Se è vero, come è vero, che nascono sempre meno bambini e i giovani vanno all'estero per trovare un lavoro. Alcuni numeri. Nel 1916 in Italia nascevano 700.000 bambini, 100 anni dopo, nel 2016, appena 400.000. Altri 100 anni, e se il trend non cambia, non ci saremo più, perché la nascita di uno o più figli nel nostro paese equivale a entrare nel cono d'ombra della povertà e le famiglie sono discriminate sotto l'aspetto fiscale. Noi viviamo in un paese dove c'è una discriminazione fiscale, dove vengono tassati i redditi senza considerare la composizione familiare. Noi diciamo consideriamo la composizione familiare perché educare un figlio è un modo in cui una famiglia oggi sta investendo sul futuro non solo suo, ma sul futuro anche delle persone che poi avranno la pensione pagata, avranno il welfare pagato e la sanità, non più il rischio che con meno figli sia anche a pagamento. E dunque, fare figli significa garantire un futuro al paese. Alla luce di questo serve un patto di natalità con le istituzioni, prima fra tutte la politica. Restituiamo il diritto alla vita e a creare e a donare vita a milioni di ragazze e ragazzi italiani che vorrebbero avere non uno, ma due o tre bimbi. È chiaro che devono avere un lavoro stabile, devono avere una prospettiva di crescita in questo paese e hanno bisogno di istituzioni che aiutino. E su questo la riflessione la faccio e la farò, nel senso che si deve e si può fare di più.